Era un successo perché a Cagliari ne parlano tantissime persone. Il giornale aiuta molto, l'Unione Sarda, che io ringrazio, Fabio Manca, il caporedattore, che è sempre molto gentile a pubblicizzare chiaramente l'evento. Quest'anno siamo in una cornice particolare della nostra bellissima città, Marina Piccola, grazie unicamente a una persona, a Gianni Onorato. Un applauso. Allora, non è che si può entrare a Marina Piccola e organizzare eventi senza che il concessionario dia l'autorizzazione. Si può entrare a passeggiare, ma ogni evento che viene organizzato all'interno, appunto nel perimetro della concessione, deve essere autorizzato. E io ho chiesto a Gianni Onorato la gentilezza di poter fare l'evento quest'anno a Marina Piccola. E ti ringrazio, Gianni, perché tu sei stato molto gentile e soprattutto sei stato gentile al quadrato, perché non ci ha fatto spendere neanche mezzo centesimo. Altro applauso. Questo bisogna dirlo, perché le associazioni vivono di quei pochi contributi che arrivano da parte dei soci e quindi si arrangiano come possono. Capisco insomma le difficoltà, diverso se è una società magari che dispone di un po' di soldi, e allora Gianni è stato molto, molto gentile. Io penso che sia stata una edizione importante anche con questo vento, perché poteva anche piovere e magari si doveva interrompere l'iniziativa, ma la pioggia non c'è stata, quindi non possiamo che essere contenti. Io adesso vorrei che Gianni appunto dicesse qualcosa e poi iniziamo con le premiazioni e poi c'è una sorpresa alla fine che mi ha anticipato il presidente dell'associazione La Ruota della Fortuna, Mirko Loia, a cui va un grande applauso. Bravo! A Cagliari, io sono cagliaritano e non ho mai conosciuto un'associazione specifica come quella tua, come quella vostra, in via Baccaretta. È veramente un centro culturale che divulga l'arte pittorica in modo, come potrei dire, intelligente. Ecco, tanto che ha aggregato tante persone. A Cagliari non c'è un'associazione così, diciamo, come dire, prolifica di eventi, perché tutte le settimane Gianni nella sede di via Baccaretta Mirko organizza appunto tutta una serie di eventi che sono prevalentemente di arte pittorica, ma non solo, anche la parte poesie. No? Poesie, scultura, fotografie. Ecco, sculture, cosa? C'era lo scultore? Sì, sì. È venuto? Ecco, questo bravo. Signore qua. Molto bene, molto bene, molto bravo. E certo che bravo, io faccio la sfida, il mio sì. Collega del teatro. Ah, ecco, allora. Ho visto il capolavoro. Ma non solo, avevamo anche un ceramista oggi. Sì, ceramista. Certo. Alessio. Dov'è? Poi c'è il ritrattista anche. È là dietro. Il ritrattista, molto bene, molto bene. Noi siamo abituati, siamo esterofili, a Roma ci sono quelli che in piazza Navona fanno i ritratti e cose, beh ce l'abbiamo anche noi insomma. Quindi, certo, ce l'abbiamo anche noi. Bravissimo. Quindi complimenti. Prego Gianni. Mi ha colto la sprovvista, io non ho preparato nessun discorso, non sono neanche un grande affabulatore per intrattenervi, devo ringraziarvi per essere presenti, perché comunque questa vostra capacità artistica è un sito che fino adesso è stato gestito da noi, con i nostri vicini di casa, nello Yacht Club, il cui presidente è stato Albertone Floris. L'hanno trombato 20 anni fa, il fratello del sindaco, c'è il pizzaiolo De Ida che fa delle buone pizze lì avanti, ci siamo noi. Con questo spazio che cerchiamo di aprire a qualsiasi cosa, pensate che sono già arrivati e stanno per montare un villaggio il 25 di questo mese per
28 giorni ci saranno i campionati del mondo di vela, quindi ci saranno tutte le televisioni del mondo che prenderanno Marina Piccola, i campionati del mondo, è una promozione per l'immagine della città di Cagliari e anche per il nostro mare fantastico. Quindi grazie a voi, grazie a Maurizio Porcelli che mi ha chiesto, quindi non dovete ringraziarmi assolutamente, sono io che ringrazio voi. Ho visto stamattina in incognito, mi sono fatto una passeggiata, ho visto molti artisti che hanno fatto delle cose eccellenti e vi faccio i complimenti. Comunque il prossimo anno tornate, siete già invitati ora per la diamo luogo a queste premiazioni. Grazie Gianni perché sei io ribadisco il ringraziamento, Gianni, ci siamo trovati benissimo, grazie anche per l'input, esatto, abbiamo mangiato tutti benissimo, ci hanno coccolato, gli artisti, io vi ringrazio perché siete stati bravissimi, continuo a dirlo, sono il nervo dell'associazione, sono loro che partecipano a tutti gli eventi e creano questa simbiosi anche con il pubblico. Gli eventi interagiscono sia gli artisti con i visitatori, quindi è questa la bellezza perché alla fine diventa un incontro tra artisti ma soprattutto tra amici, quindi io vi ringrazio, è stata una giornata bellissima. Bravo Dio. Grazie. Allora, iniziamo con le premiazioni, premia ovviamente Gianni Onorato. Allora, iniziamo da...